Eccoci qua, a grande richiesta. No, grande richiesta no, due o tre persone me l'hanno chiesto. Ah, innanzitutto mi hanno chiesto, facci sapere quando pubblichi altri video. Ragazzi, è facile, ragazzi, pubblico i video su YouTube apposta per questo, perché se sei iscritto al canale, ogni volta che io pubblico un video, YouTube ti manda una notifica, cosa che non succede per Facebook. Sulla pagina Facebook, non ho un gruppo Facebook che non mi piacciono, mi cancello da tutti i gruppi Facebook nei quali mi inseriscono, quindi, e cosa che non succede con il mio blog luigilardi.it, che non è che ti arriva una notifica ogni volta che io pubblico un articolo. Lo faccio apposta su YouTube perché così se sei iscritto al canale ti arriva una notifica, soprattutto se clicchi sulla campanellina. Una notifica ogni volta che io pubblico un video. Il video precedente sulla planimetria catastale è stato molto utile a tante persone che mi hanno scritto ed ecco qui, e secondo me è stato utile a tante altre persone altrettante che non mi hanno scritto. E ecco qui il video sulla visura catastale perché secondo me è utile altrettanto, soprattutto per capire quali sono le informazioni da andare a capire. A carpire all'interno di questi documenti, perché non mi stancherò mai di dirlo che questi documenti non vanno solo richiesti e messi nella cartellina che ci dà l'agenzia immobiliare con il logo, quella figa, ma vanno letti e capiti, confrontati anche tra di loro. Tutti i documenti che andiamo a richiedere vanno confrontati se riportano tutte le stesse informazioni e se, soprattutto se queste informazioni sono esatte. Se non fossero esatte, non è un problema, a volte è meglio, ma questo piano piano cerchiamo di capirlo insieme, man mano che vado avanti con i video e gli articoli su luigilardi.it, quindi cerchiamo di capire quando è che dobbiamo gioire se troviamo qualche incongruenza. Quindi continuate tranquillamente a scrivermi, non è un problema, quando riesco rispondo a tutti. Se avete la visura catastale davanti e non riuscite a capire qual è la soluzione al dubbio che avete, potete tranquillamente scriverlo nei commenti, così rispondo pubblicamente a tutti. Ma so benissimo che per motivi di riservatezza non volete scrivere pubblicamente, non far sapere agli altri che state acquistando una casa. E quindi preferite scrivermi in privato. Quando ho tempo rispondo a tutti. Promesso. Allora, parliamo della visura catastale. Che cos'è? La visura catastale è quel documento che rilascia l'Agenzia delle Entrate o Catasto, che in molti sono abituati a chiedere e non leggere. Non leggere significa che poi lo danno a una persona di fiducia, un tecnico, una persona di fiducia che va a leggere e cercare poi di rispondere, il tempo permettendo. Se ci sono delle incongruenze o delle difformità. Scopo di chi applica il metodo CompruCasa è chiedere, leggere, capire, rispondere subito, immediatamente a chi ci ha fornito questo documento. Diventare completamente autonomi. Questo è il mio scopo. Farvi diventare completamente autonomi. Andiamo avanti. Allora, visura catastale storica per immobile. Storica che significa? Storica significa che è una tipologia di visura catastale che riporta più informazioni di quella per attualità. La visura per attualità fotografa la situazione nel momento in cui viene richiesta e stampata, quindi in questo caso l'8 febbraio 2016. La storica riporta come ultima parte l'attualità delle informazioni su questa casa, questo appartamento, e è composta da più pagine perché ricostruisce la cronologia delle informazioni e delle successive e le successioni che ci sono state nel tempo delle variazioni. Ma non è importante, l'importante è capire come leggerla. Entrambe portano informazioni che possono essere utilizzate e che fanno al caso nostro. Io ho voluto mettere la storica perché mi piace. Per completezza di informazioni, anche nel video corso che sto registrando con tanta fatica, inserirò la spiegazione di misura storica. Come vedi, sto lavorando e cercando di rendere più possibile utile il lavoro che faccio tutti i giorni e che tento di farlo con più persone possibili. Allora, detto questo, vedi che alcuni dati sono stati coperti, se no qualcuno si incazza che rendo pubbliche le informazioni a loro relative e non voglio questo. Comunque, andiamo avanti. Partiamo dalla parte finale.
Quindi, questa è una casa che si trova a Roma, che è stata accatastata per la prima volta nel 1980, scritto qui sotto. 1980, una società SRL di Roma accatasta per la prima volta questo appartamento. Sicuramente avrà accatastato un'intera palazzina che ha costruito e ha accatastato i vari immobili. Cosa succede poi? Nel 1983, due signori, la signora Anna e il signor Arnaldo, comprano questa casa, se la intestano metà per ciascuno, metà Arnaldo e metà ad Anna, con un atto di compravendita che è scritto qui sotto. Non riesco, ok, così. Molti mi dicono: perché non fai video fighi con montaggi, effetti? Perché non me ne frega niente, perché mi frega soltanto che voi diventiate autonomi a leggere le informazioni e quindi i miei video sono per darvi le giuste informazioni, non gli effetti fighi. Non mi interessa niente. Se non ti piace l'effetto zero dei miei video, mi dispiace. Trovatene uno che ti dice che devi avere la visura catastale, ma non ti insegna a leggerla, però ti mette gli effetti fighi, la musica e le slide e gli effetti wow. Comunque, andiamo avanti. Mi sono distratto. Il strumento atto pubblico di compravendita fatto da un notaio che si chiama Alessandro. La data, tutti i dati dell'atto sono qui, quindi se qualcuno è curioso può andare a richiedere la copia di quest'atto. O si chiama il notaio, si trova su Google, notaio tal dei tali, lo si chiama, mi servirebbe l'atto numero voltura, no, protocollo no, eccolo qua, repertorio numero, eccolo qua, repertorio numero di questo notaio, lo si chiama, mi fa dare la copia, perfetto. Poi, successivamente c'è qualcosa, che da Anna e Arnaldo sono diventati gli intestatari 3, che significa c'è Anna, Daniele e Gabriella, è sparito Arnaldo, che è successo? È successa una denuncia nei passaggi di causa di morte in questa data, in morte del signor Arnaldo. Quindi, il signor Arnaldo è morto, è stata fatta una denuncia di successione, volturata immediatamente al catasto, e quindi, per legge, gli intestatari di questo immobile sono 3, ciascuno per la propria quota, 4 sesti, un sesto, un sesto. Attenzione, la visura catastale non attesta la proprietà, non è probatorio, cioè se uno si presenta in un ufficio di un notaio con la visura catastale dove lui è indicato tra gli intestatari, non è detto che queste persone, tutte le persone, i soggetti indicati come proprietari siano realmente proprietari. Per attestare la proprietà è necessario obbligatoriamente un atto di compravendita fatto davanti a un notaio. Le visure catastali, ahimè, riportano spesso errori di intestazione, di toponomastica e di identificativi. Quindi facciamo attenzione, ed è per quello che dobbiamo imparare a leggerli immediatamente davanti a un agente immobiliare o da quando l'agente immobiliare ci dà i documenti che andiamo a richiedere. Subito confrontare, controllare e richiedere verifica. Quindi si passa agli identificativi, che sono quelli che vengono riportati sia sulla visura catastale, sia sulla planimetria catastale e sul timbro di rasterizzazione che ho spiegato nel video precedente, sia sul titolo di proprietà, cioè l'atto di compravendita con il quale questi soggetti avrebbero dovuto comprare o hanno comprato questo appartamento, questi immobili. Quindi foglio, particella, subalterno, la categoria, la classe, la consistenza, la rendita. Poi facciamo un appunto sulla rendita nella parte successiva, nel foglio che viene dopo, e la toponomastica via della Blu numero 58, piano primo, interno 5, scala C. Quindi andiamo nell'aggiornamento dell'attualità ed eccoli qua. Che cosa è successo? Una variazione per variazione del quadro tariffario, quindi nel 92 è stato aggiunto, oltre alla rendita in euro, la rendita oltre alle lire, la rendita in euro. Quindi identificativi sempre quelli, la via toponomastica sempre quella, e la rendita catastale espressa in lire e in euro. Altra successione, cioè altra variazione, inserimento in visura dei dati di superficie. Quindi il catasto ha aggiornato i dati di superficie, che prima la consistenza era espressa solo in vani, 5 vani, ora qui si trova 5 vani e la superficie catastale. Superficie catastale va detto che è fatta dai geometri, ingegneri, architetti, tecnici che fanno gli accatastamenti con un software che si chiama DOCFA. Utilizzano questo software e inseriscono, vanno a delimitare la superficie lorda di ogni unità immobiliare, quindi comprensiva delle mura esterne e perimetrali, confinanti con l'esterno, e le metà dello spessore dei muri confinanti con altre unità immobiliari. Questa è una norma UNI
parla di queste regole. E se la vuoi ricevere, ce l'ho, te la posso mandare. Scrivimi su luigi@luigidardi.it, c'è scritto sopra come determinare la reale superficie di ogni unità immobiliare, quindi come calcolarla da solo. Puoi tranquillamente andare a vedere come poter determinare qual è l'esatta superficie di unità immobiliare. Tra lorda, netta, commerciale, c'è scritto tutto su norma uni. Ricordami di inviartela scrivendomi a luigi@luigilardi.it e te la mando. Quindi identificativi catastali, gli intestatari. Quindi gli intestati sono Anna, Daniele e Gabriella, codice fiscale e le quote di proprietà. Che succede? Che quindi una volta che abbiamo in mano questa visura catastale, non dobbiamo commettere l'errore di andarla ad archiviare nella cartellina che ci ha fornito l'agente immobiliare con il logo ben impresso, ma dobbiamo subito, con la documentazione che ci è stata fornita, metterci a tavolino, andare a confrontare e a verificare quelli che sono i dati riportati su questi documenti. Dobbiamo sia confrontarli che verificarli. Che succede? Che se ci si accorge di qualche incongruenza, di qualche difformità, di qualche errore all'interno di questi documenti, possiamo subito chiedere l'aggiornamento o la verifica di questi dati. Possiamo farci gli affari nostri in alcuni casi, non della visura catastale, ma in altri casi, in altri documenti, facciamo gli affari nostri e cerchiamo di girare a nostro favore queste incongruenze, queste difformità, ce ne assumiamo l'onere della sistemazione, ma le utilizziamo come killer per poter fare un'offerta più bassa rispetto al prezzo richiesto. Quindi non provare a fare un'offerta più bassa così che Dio ce la mandi buona, ma motiviamo perché. Però l'utilizzo più comune che se ne fa è quello che ci si accorge subito dell'incongruenza e subito si chiede di sistemare questa incongruenza. Non ci va di perdere tempo, non ci va che il nostro notaio o il nostro tecnico ci dica dopo qualche giorno che si è accorto di queste difformità e ci dice prima di venire qui, beh, sistemate queste incongruenze. Saremo capaci, chi applica il metodo ComproCasa sarà capace di andare ad analizzare, vedere, capire e chiedere subito la sistemazione di queste incongruenze. E ti dico di più, chi applica il metodo ComproCasa sa anche verificare se la sistemazione, la correzione di queste difformità è stata fatta bene, perché sa analizzare questi documenti. Io non ti dico che devi diventare un tecnico, ti dico soltanto le cose che puoi fare in completa autonomia, come ecco, leggere una visura catastale e confrontarla con altri documenti, leggere, verificare tutti i documenti per poi andare subito di fronte a chi di dovere e dire la tua. Quindi, questi sono i dati che devi desumere da una visura catastale. Ti prego, se non è chiara la visura catastale che hai in mano, non la tenere lì e poi chiederai, rimandare, procrastinare la richiesta delle dovute informazioni. Mandami un messaggio, scrivimi commenti. So benissimo che alcuni non commentano né i video su YouTube né i post, gli articoli sul blog per questioni di, come si dice, di riservatezza, perché non vogliono far sapere che stanno acquistando un immobile. Benissimo, scrivimi in privato che quando ho tempo spero di rispondere in maniera esaustiva a tutti quanti. Iscriviti a questo canale in modo tale da avere la notifica di quando pubblico i video. E come dico sempre, ci vediamo dall'altra parte. Ora continuo a lavorare sul videocorso che voglio pubblicare a tutti i costi al più presto possibile. Ciao e ci vediamo dall'altra parte.